Siamo saliti quassù sulle pendici della Val Clavicola per intervistare un tipico esponente dell'artigianato locale. È permesso? Porti che lo veglio per servirlo, signor, come anche a lei, eccola. Scusi, è lei il signor Louison Borbottin? No, prego per servirla, Borbottin Louison. Beh, Borbottin Louison, Louison Borbottin mi sembra la stessa cosa. Non sempre è vero, non per contraddirla, non sempre. Per esempio il caso del mio amico Carlo, vada a cer, lo provi a rovesciare. Vado a cercarlo. Ecco, vado a cercarlo, ce lo provo, me lo voglio dire. E mi dica, signor Borbottin, lei sta lavorando questo tronco, che legno è? Avete quercia? No, lontano. Ah, lei lavora lontano? No, io lavoro vicino, non lo vede qua, davanti alla casa, ma il legno è lontano. Ho capito. Voi altri cronisti, mica tanto pratici, vero? Senti, da questo tronco lei cosa ricava? Non so, una statua? No. Un mobile intarsiato? Mistero. Un vaso scolpito? Sheridan. Ma insomma, che cosa? Stuzzicadenti. Stuzzicadenti? Ma allora non è un lavoro artistico, perché lo stuzzicadenti si lavora con le macchine. Come si permette lei? Noi altri facciamo stuzzicadenti, ma lavoriamo tutto a mano, con questa mano calosa, rugosa, al clavicola. Beh, chissà quanti milioni di stuzzicadenti lei ricava da questo tronco. Uno. Un milione? No, uno solo stuzzicadente, unico, peso unico, unico, proprio uno, soltanto uno. Uno stuzzicadente? Uno, e ci lavora tutta la famiglia, vero? Ci lavora tutta la famiglia. Questo è un lavoro che noi ci tramandiamo di padre in figlio, è vero? Ci tramandiamo qualche volta anche di figlio in padre, se il padre non è morto. Tutta la famiglia, e se la fortuna si assiste, andiamo avanti, vero? E da questo tronco lei, insomma, ricava... Da questo troncio io ricavo... Da questo tronco lei ricava uno... No, prego, scusi, per servirla. Da questo troncio io ricavo... stuzzicadenti. Guardi che si dice tronco, vabbè, comunque... Voi altri da pianura, ma noi altri qua al caricolo li chiamano troncio, vero? E quanto tempo impiega per fare uno stuzzicadenti? Guardi, proprio dirglielo sinceramente, noi altri, se tutto va bene, vero, che la fortuna ci assiste, un lavoretto che in 6-7 mesi, vero, uno stuzzicadenti viene fuori, ecco. In 6-7 mesi uno stuzzicadenti? Uno stuzzicadenti. Ma perché ha detto se la fortuna ci assiste? Perché, vero, può darsi che piova, che dobbiamo lavorare in casa, vero, invece fuori dalla foresta, e allora, sai, il lavoro è duro, vero, e tutta la famiglia si lavora, tutta la famiglia, anche le donne. E viene sempre fuori bene questo stuzzicadenti? Sempre, sempre benissimo, vero, ma se la fortuna non ci assiste, siccome vero, mi ascolta, sì, ecco, siccome stuzzicadente, vero, sì, viene fatto bello preciso, vero, sì, può darsi per caso che proprio nel bel mezzo, che viene fatto proprio col midollo, capito, sì, col midollo dentro del troncio, vero, viene trovato lo stuzzicadente, no, sì, proprio con l'anima. L'anima, ecco, se all'ultimo momento, proprio quando lui sta proprio per levigare tutto dentro, sì, la pianta, vero, che fa tutto il momento, trac, si spezza in mezzo, addio lavoro di 6 mesi. Senta, ma che cosa hanno di pregio questi stuzzicadenti? E questo il pregio è che i nostri stuzzicadenti fatti completamente a mano sono uguali, precisi, identici a quelli fatti a macchina. Ma allora non c'è nessuna differenza? C'è la differenza, vero, che mentre quelli fatti a macchina si possono adoperare una volta sola, sì, quelli miei fatti a mano completamente può adoperarli un'intera famiglia. 5-6 persone solo passano uno con l'altro lo stesso stuzzicadente. Lo stesso? E ho ricevuto anche una lettera, 12 persone hanno adoperato, tutti insieme, lo stesso stuzzicadenti. E se lo pulisci bene lo puoi adoperare anche il giorno dopo. Ah, ho capito. E le vostre donne lavorano anche a questo? Tutte quante, madre, sorella e la cagna. Madre, sorella e cagna? E la cagna, la madre fa la punta davanti, sì, la sorella fa la punta di dietro. E la cagna? E la cagna fa la punta all'esterno quando è la stagione della pizza. Senta, e vendete molti stuzzicadenti in Italia? No, signore... l'Italia è un paese sottosviluppato, non si vende neanche lo stuzzicadento, per vendere stuzzicadenti bisogna mangiare, qua non si mangia, cosa si stuzzica? No, mi dica cosa si stuzzica in Italia. Vendiamo, facciamo fabbricazione per l'estero, possibilmente, vero, esportazione, paesi sopra-sviluppati, paesi che mangiano, insomma, America per esempio. Ah, l'America. America. E ne esportate molti? Neanche uno in America. Nemmeno uno. Mangiano roba già mangiata, mangiano hamburger, roba già masticata, okay, roba molle, che non provoca... Loro rifiuti, no, insomma, stuzzicadenti non serve, là, non serve. Ho capito, ma insomma, lei ricava solo stuzzicadenti da qui, nient'altro? Da un troncio, uno unico stuzzicadente, e molti trucoli, naturalmente, molti trucoli, questo è vero fastidio. Ah, ecco qui, cosa sono questi trucoli? Dei soprammobili, diciamo. Finalmente ci siamo, eh? No, veramente sono questi... dei sottomobili. Sottomobili? Sì, qualche volta soprammobili, vero, ma la maggior parte, vero, sottomobili di trucoli, guarda, per terra... Eccolo qua, guardi che roba. Ah, questi dice lei? Sì. Ah, i trucioli. No, questi sono i trucoli. No, questi sono i trucioli. No, i trucoli, vero? No, dico, No, dico, dal troncio che cosa ricaviamo? Lo stuzzicadenti e poi vengono fuori
I truccoli? I truccioli. No, i truccoli dal troncio. Dal troncio sono i truccoli. Dal troncio sono i truccoli. I truccoli erano il troncio. No, guardi che il troncio... No, il truccioli erano il troncio. Il troncio erano il troncio.